si parte col primo possesso conquistato da Pollone. Buon taglio di Pollone che passa dietro le spalle di Stefanini e realizza due punti da sotto. Giarelli, che in questa prima fase del campionato sicuramente l'uomo che è più prolifico per la squadra di casa. E Raffaelli giostra un altro possesso, arresto e due punti per Raffaelli. Tardito, palla recuperata da Luse, Giarelli va in contropiede e questa volta realizza. Altra buona difesa e altra palla recuperata da Sesoldi e due punti per Stefanini in contropiede. Portano avanti, decide di riaprire per Dell'Agnello e tre punti. Apre per Dell'Agnello, fa saltare Sesoldi, altri due punti per Dell'Agnello. Arresto e tiro di Giannini dalla linea di tiro libero e due punti. Colli ancora per Dell'Agnello, passi probabilmente, sono comunque due punti per lui. Sesoldi decide di entrare dentro, ci pensa un po' e poi realizza. Colli, anzi Elmini, Pollone, apre per Antonini, ancora una volta tripla, questa volta a spazio. Giarelli va sotto, riapre per Giannini, finta il tiro, ora lo prende e lo mette, tre punti per Giannini. Ancora Elmini all'angolo, palla toccata, Danna tenta la tripla frontale e la mette. 31-29 per la squadra ospite quando siamo a 1 minuto e 30 dalla fine del secondo quarto. Giarelli decide di buttarsi dentro, lo fa bene, prende la palla in mano, si butta dentro e realizza due punti velocissimo, 5 secondi. 33 pari alla fine del secondo quarto. Si riparte con la rimessa di Pollone per Danna. Ancora l'ennesima disattenzione difensiva, manca veramente qualcosa stasera a Luse. Bene, battezzato Pollone, tre punti facili. Danna e due punti. Tarditi, Pollone, ancora solissimo, solissimo Dell'Agnello. Ancora Colli e due punti. Dell'Agnello, Colli, Elmini, tripla. Danna mette la tripla e se entrano anche queste. Giannini e Sesoldi, uomini di esperienza. Raffaelli sceglie il lato giusto. Raffaelli, Antonini a spazio per la tripla e lo sfrutta. Pick and roll questa volta tentato. Antonini ha un'altra occasione e mette a segno altri tre punti. Giannini si butta dentro e viene però ben difeso. Tripla immediata di Sesoldi e questa entra. Giannini si vede chiusa la strada e Antonini alla mano calda va dentro, si apre un corridoio e anticipa anche la stoppata di Tarditi. Ho avuto l'impressione anch'io che il tocco sulla riga sia stato del giocatore dell'Empoli. Tarditi, Sesoldi contro Tarditi, l'opposizione di Tarditi. Coltro realizza un'altra tripla. Raffaelli, rispetto alla disamina ai nomi che ha fatto Marco, che comunque ha giocato la sua discreta partita come sempre. Sesoldi tenta la tripla della disperazione, non va, si chiude sul più 10 per Alba, 64-74.